Honda CR-V, nuovo modello, ma che bello è il design, il frontale cattivissimo con questi fari molto sottili, full LED matrix, bella la firma luminosa con l'indicatore di direzione che si rincorre, buoni gli ADAS, anche bella l'integrazione del radar anteriore, c'è anche la telecamera, un buon 3,60. E vi faccio vedere come anche nel taglio laterale sia abbastanza sportiveggiante, anche se forse è un insieme di stili di vetture già viste. Però a me piace sia il colore sia i cerchi neri, 4,71 m di lunghezza, abbiamo 60 di spalla, quindi comfort, 18 pollici il diametro, e vi ho aperto lo sportellino perché è la versione plug-in hybrid con una batteria abbastanza grande, 17,7 kWh, la ricarica 6 kW ma solamente in monofase, quindi da qualche colonnina caricherete a 3, circa tra le 3 e le 5 ore a caricare tutta la batteria. Ma vi faccio vedere il taglio posteriore dove un po' è Volvo, un po' è BMW, ma nel complesso anche dietro a me piace particolarmente. Ve la apro, qua c'è la telecamera, l'apertura è elettroattuata, gli scarichi sono 50-50, uno vero e uno finto, ma apprezzo tantissimo il piano di carico molto basso, quindi per mettere su valigie, borse, mountain bike è molto comodo, c'è tanto spazio a disposizione, la tendina è qua manuale, oltre 600 litri così, quasi 1800 quando abbattiamo il sedile, 40-60, poi con una chicca che vi faccio vedere quando entriamo, presa 12 volt, luci, lucettine, tutte LED, e qua sotto c'è anche un bello spazio per mettere i cavi di ricarica. Chiusura elettroattuata con quest'altro pulsantino che attiva una funzione che non ho capito se è utile o inutile. Non chiude il baule e attiva le centralizzate come tutti gli altri brand, ma attiva la chiusura automatica del portellone quando voi vi allontanate, vedete? Ma non chiude le centralizzate, quindi non riesco a capire cosa serva, boh, magari mi perdo io qualcosa, però da dire che è una delle pochissime macchine che quando fate così con le chiavi in tasca forse a volte funziona. No, funziona quasi sempre, le altre non funzionano quasi mai. Entriamo. La chiave è abbastanza classica, si può aprire il baule, ovviamente ingresso e uscita keyless non automatici, cioè quando vi allontanate dovete comunque schiacciare lì e non si chiude automaticamente. Abbastanza belli i materiali, anche qua il pannello porta, due memorie per il sedile, nessuna insonorizzazione qua nel vano, abbastanza belli i sedili anche se non super contenitivi, e qua di fianco le regolazioni elettriche. Entro perché sta bippando, non so perché, sì, forse perché Pietro sei dietro senza cintura. Forse per quello. Display LCD lì davanti, c'è l'ingresso facilitato, ovvero vedete appena si accende la macchina il sedile si mette in posizione automaticamente. Abbastanza bello il volante, riscaldato, a sinistra i comandi dell'infotainment intuitivi, a destra quelli degli ADAS, e una piccola genialata, questo pulsante attiva direttamente le telecamere con anche delle visualizzazioni diverse rispetto a quello che schiacciamo. Qua abbiamo una bella plancia, mi piace questo nido d'ape continuo con le bocchette che si possono regolare con questi joystick, i materiali devo dire abbastanza buoni. Qua abbiamo la ricarica wireless che si può attivare o disattivare, cosa comoda, non tutti i brand l'hanno, e USB-A e USB-C, ma Android Auto funziona solo cablato e solo da questa USB, mentre CarPlay anche in wireless, presa 12 volt, parcheggio automatico che si può attivare con questo pulsante, è proprio completamente automatico, cioè non dovrete fare niente, né marcia avanti né marcia indietro né accelerazione né freno, e poi il drive mode e le modalità ibride. Porta bicchieri, qua abbiamo un buon vano porta oggetti, l'infotainment fa un po' anni 80. Tanta, però devo dire che le funzioni ci sono tutte, è abbastanza intuitivo ad utilizzare, però in alcuni punti ci sono le icone grafiche, in altri punti dovete voi intuire cosa vuol dire il menu, e non vi dico a cercare e poi a trovare il menu per disattivare il beep al superamento dei limiti di
Velocità, vabbè, comunque tendenzialmente va tutto abbastanza bene. Vengo dietro, caro Pietro, bello anche il tetto apribile, molto grande, super trasparente, porta tanta luminosità dentro. Ah, sono chiuso fuori! È perché ho acceso la macchina. Aspetta, aspetta Pietro, aspetta, facciamo così, tac. Niente, devo spegnere la macchina. Ma perché non si apre quando è accesa la macchina? Vabbè, spenta la macchina, faccio anche così, ricomincia il bip 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 bip. Troppa tecnologia. Qui dietro si sta abbastanza bene, nel senso che c'è un buono spazio per le gambe, direi tre dita, però c'è una bella rientranza del tetto apribile, considerato il fatto che qui c'è la tendina e anche il tetto rientra, diciamo, all'interno, non fa vela all'esterno. Qui c'è la cintura per il terzo passeggero, che secondo me diventa un pochettino ingombrante. Però ti posso dire che è meglio di quella che rompe le scatole qua, perché poi in 5 non è che ci si sta molto spesso. Qua abbiamo un buon bracciolo con il portabicchieri, Isofix facili da raggiungere, due prese USB per la ricarica dei cellulari, bocchette dell'areazione, maniglie per tutti. E caro Pietro, se ti lascio un attimo questo telefono così mi riprendi in stereo, perché voglio far vedere una cosa. Quando si abbattono i sedili, molte altre vetture hanno il cuscino che rimane fisso, quindi lo schienale rimane un po' inclinato, non va mai giù bene. Qua, ok, non ci sono i sedili magici della Jazz che io amo, ma guardate, si abbassa anche il cuscino e lo schienale si abbatte completamente orizzontale, fa quasi piano unico con dietro per una grande capacità di carico. Andiamo a guidarla. Pietro, sai che non si regola in altezza il stile passeggero? Il stile passeggero no. Sono stato insultato anche da Giulia, perché anch'io da Chiara, stessa roba. Perfetto. Ma perché poi? Sono piccole cose. Vabbè. Ma ci vorrebbe veramente, veramente poco. Però posso dirti che questa macchina va bene. Va bene ed è uno dei pochi plug-in, lo diciamo subito, che quando la batteria è scarica, sì, vanno bene anche le sospensioni. So che mi vuole dire delle Non abbiamo rotaie. Neanche sentito praticamente le rotaie, non ci sono scricchioli, non ci sono cose strane. Consuma come una full hybrid, finalmente, non si trasforma in petroliera. Sì, però adesso litighiamo io e te, secondo me. Perché? Ho chiesto un'informazione da un ex possessore, anzi un attuale possessore ancora, di una CR-V di prima generazione, direi 2004-2005, che poi ne ha avuta una nel 2017, tutti e due dieseloni, ma questa secondo me è una macchina da dieselone, da viaggione. La differenza di consumo che c'è tra batteria carica e batteria scarica, secondo me non sopperisce alla differenza di consumo di un diesel, nel senso, un diesel oggi... Ti fermo subito, se tu limiti il giudizio di una motorizzazione e tutto quello che ci sta intorno a quanto consuma, mi sembra un po' riduttivo. No, però secondo me in una macchina di questo genere è assurdo che non ci sia la possibilità di scegliere, non dico l'obbligo, ma la possibilità di scegliere una motorizzazione a gasolio, che oggi farebbe, con tutte le nuove tecnologie, magari mild hybrid, assolutamente inutile, però magari ti scrivono ibrido nel libretto, in cui c'è... Vuoi prendere i like degli amanti del dieselone? Allora, io non sono un talebano dell'elettrico, sono un talebano sul plug-in, che secondo me non ha totalmente senso, se non per una piccola nicchia di persone che effettivamente ha la possibilità di ricaricare nel box, perché che cavolo fai per caricare? Questa ne fa anche tanti, tra i 55 e i 70 km, sì. Ma la lascia la colonnina per 4-5 ore, poi devi ricordarti di andare a prenderla, stacca, insomma troppo sbatti. Devi caricarla a casa, devi avere la possibilità di caricarla. O te la prendi elettrica, o te la prendi full hybrid, non rompere le balle. Il diesel ha ancora senso per chi fa 1000 km? Ho fatto un viaggio di circa 400 km partendo una volta scarico e una volta carico. La volta che sono partito scarico ho fatto una media di circa 12-13 km con un litro. Partendo carico, gestendo un po' la batteria con l'accisa di mezzo, quindi su e giù e quant'altro, sono riuscito a fare anche 15-16 km con un litro. Ma vedi che torni a ridurre tutto il discorso ai consumi? Ma cioè alla fine, da un punto di vista economico, quanto ti è cambiato? 20 euro. Lo dico io, ma magari anche rispetto meno rispetto al diesel, 30 euro. I diesel di oggi, per non inquinare, perché oggettivamente il motore diesel emette delle sostanze che sono molto più dannose rispetto al motore benzina. Ma non è che il motore benzina non emette? No, io sto dicendo infatti di più, ho detto di più, e quindi il trend è quello a eliminare questo tipo di motorizzazioni, perché è oggettiva questa cosa. Non dico che le altre emettano acqua di rose, ma per far emettere meno diesel gli mettono i filtri,
la di blu, sì, le strozzature, sì, 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 tutte queste cose nel complesso della manutenzione, quanto ti costano? Fai il ciclo completo di vita di una macchina. Mi piacerebbe fare sicuramente bene i conti. Non vai molto lontano al fatto che i benzina consumano un pochino di più rispetto ai diesel. Poi se fai 1 milione di chilometri al mese, quello incide e ci sta, ma tu hai fatto 2 viaggi da 400 km e ti capita magari una volta al mese, una volta ogni 2 mesi. Beh no, però va bene, il concetto è sicuramente una macchina di questo genere ha più senso in città più poi quando serve il viaggio lungo una volta al mese. Chiaro, se fai 1 milione di chilometri non compri la CRV, ti compri un'altra macchina che c'è ancora diesel e va bene così. Oppure compri una Tesla. Però non ridurrei il ragionamento al mero consumo, che è un valore che sì, è importante, ma non è così sostanziale. Comunque, in città da scarica fa da 3 litri per 100 km a 5, quindi hai tra i 30 sì, e i 20. 20 km con un litro, quindi tanta roba, eh? Tanta roba. Tant'è che il ragionamento qua può essere: ha senso spendere 10.000 euro in più per avere. Parliamo della base, sono 5-6.000 di gap tra l'ultima full hybrid e la prima plug-in, che in realtà è l'unica. Ma cioè, anche 6.000 euro hanno senso per avere comunque un'autonomia elettrica che è abbastanza limitata? No, assolutamente no. Anche secondo me su questa vettura. Poi in generale, questa vettura tantissimo senso proprio perché scarica, consuma poco rispetto alle altre plug-in, soprattutto gruppo Stellantis, ma anche qualche Volkswagen così, che bam, finisce la batteria, fai i 10 con un litro, i 9 con un litro e la CO2 emessa in omologazione è totalmente falsa e falsata. Considera che questa fa 18 grammi di CO2, cioè rientra nel range delle elettriche, ti dico solo questo. Visto che siamo qui, ti parlo della manovrabilità. Lo sterzo è un filino pesantino, secondo me, soprattutto in manovra e soprattutto in queste condizioni qui, però nella realtà dei fatti è una buona unità sterzo, abbastanza precisa, niente di sportivo. E poi una persona che la usa tanto in città, che poi magari è invogliata a prendere il diesel perché effettivamente vede che consuma meno, pensa ma di risparmiare, la usi in città, non ha senso. Ma poi funziona così diesel, perché la gente le comprava anche per usarle in città, sì, cioè 20 anni fa. Per fortuna questa cosa sta cambiando. Però la mentalità del consumo è legata un po', secondo me, al 20 anni fa. Bisogna fare uno step avanti e capire che macchina è utile per le proprie esigenze. Ci siamo noi. Esatto. Abbiamo la modalità di massima rigenerazione B. Possiamo anche andare a scegliere il livello di rigenerazione con i paddle. Sì, ma che palle, tutte le volte si resetta, devi farlo, non lo fai mai. Ma la cosa assurda è che in B non si può attivare il cruise control adattivo, non ha senso. I sensori invece sono un po' rompiscatole. Sì, quando... perché adesso è arrivata la moto e sono messi a bippare, cioè non capiscono quando stai parcheggiando, quando no. E soprattutto non smettono di bippare se non ti sposti. Però le telecamere 360 sono fatte bene. Sì, molto bene, anche che quando metti la freccia ti fa vedere la telecamera laterale a destra, non a sinistra. Non ha, non ha assolutamente della fede. Senso, però vabbè. Illuminazione lounge non pervenuta, però la retroilluminazione di queste rotelle. Sì, vabbè, ma qua di fianco, dai, un filettino. Sembra la Tiguan di 2 generazioni fa. Ah, è vero, anche dentro era così, eh. È vero. Davanti le rotelline però retroilluminate così mi piacciono. Non sono male. I fari invece sono sì matrix, non particolarmente potenti, anzi direi poco potenti. Intelligenti? Mediamente. Vedete, se io adesso vado a settare il cruise control adattivo, lo metto a 70 e mi dice mettere la posizione D. Vabbè, non ha assolutamente senso, o potrebbe farlo automaticamente senza rompermi particolarmente le scatole. Vado ad impostarlo a 70 km all'ora, che è il limite di questa strada. Mettiamo anche il centering, che tende forse leggermente un pochettino a destra, però niente di particolarmente problematico. Il cruise gestisce bene le distanze. Sì, un po', sempre un po', tiene un po' di distanza, non è molto italiano. Ma perché come... tu sei abituato a stare sotto a sfanalare. No, vabbè, non esageriamo, però va bene così. Le curve le fa in maniera fluida e anche costante, senza particolari ondeggiamenti. Abbiamo ovviamente il sensore dell'angolo cieco e tutte le dotazioni ADAS, forse un filino invasivo il lane assist che ti dà le manate di sterzo, però io poi tendenzialmente vado a disattivarlo, ma questo un po' su tutte. Bene. Direi bene. Mediamente bene, sì, sì, sì. Direi mediamente bene. Però in tutto ciò non abbiamo raccontato della fluidità di marcia di questo ECVT. Estrema. È comodissima sta macchina. Estrema, cioè sì. In città, qua, cioè, viaggi sempre bene, è sempre giusta, è sempre a fuoco se non le chiedi qualcosa di più. Esatto, non bisogna chiederle prestazioni particolari perché lì inizia un po' a dirti oh,
Non so cosa fare. Aiuto, cosa sta succedendo? Ma lo vediamo dopo. Qua ti racconto della parte ibrida. Non è intelligentissima, qua abbiamo la possibilità di programmare la carica, di diminuire la velocità di carica. Non fatelo per aumentare la sosta alle colonnine abusivamente, però vabbè, lo potreste fare. E ha tre modalità: automatica, completamente elettrica o anche ricarica. Non abbiamo parlato delle sospensioni. Perché non serve parlarne se non nel dire che è assolutamente comoda. Oltre a una certa velocità non ti fa mettere la modalità 100% elettrica e c'è anche la modalità di ricarica. Non usatela. Da dire che è sempre tendente a consumare la batteria, quindi esatto, anche quando andate in autostrada la consuma tanto, sì. Avrei preferito una differenza di modalità tra auto e sempre attivo più marcata. Un pochettino più marcata, sì. Siamo a 110 km all'ora, abbiamo un filino di rumore di rotolamento, non abbiamo particolari fusci aerodinamici, abbiamo anche le gomme invernali, quindi ci può stare da questo punto di vista. 6 litri per 100 km a 110. Che non è pochissimo se ci pensi, perché comunque... Perché l'ibrido poi non lavora più. Alla fine è un 2000 benzina. Non è che può far miracoli. Da 110 a fondo l'acceleratore a 130 adesso si è comportata in un determinato modo, però vedete ci dà solo il 75% della potenza. Non capisco perché e ogni tanto qualche logica di questa macchina. Siamo arrivati a 130 ancora un bel po' di tempo fa e un pochettino di frusci aerodinamici iniziano a farsi sentire. 8 litri 100 km a questa velocità, quindi intorno ai 12. Torniamo al discorso di prima. Ovvio che il diesel qua farebbe i 18. Tutti questi consumi sono a batteria scarica, ovviamente. Certo. Qui il diesel, un diesel efficiente, farebbe anche 25 nella realtà dei fatti. Beh, non un SUV. Però vabbè, metti che faccia i 20 rispetto ai 12 è un... Fa la differenza. Sì, ma se fai 1 milione di chilometri sono il primo a dire prendi il diesel. Ma se ne fai 10.000 all'anno la differenza non ha assolutamente non vale senso. Candela. Siamo d'accordo. Ma come forse non ha senso la differenza di prezzo con il plug-in? Abbiamo tante modalità di guida, dalla rimorchio alla neve, alla Econ. Rimorchio, economica. Economica. È normale. Sempre molto conservativa la Econ, però è quella che a me piace di più perché dà una fluidità di marcia incredibile. No, io ti va troppo piano. Ma io sono nonno. Però adesso ti ho messo la sport e devo far sentire una cosa. Il rumore è finto. Te lo dico, che non mi rende molto felice. Le cambiate finte, lo so già. Senti? Ma il rumore è poi bruttissimo. È e-tron. È orripilante. È terribile. Ma letteralmente terribile. Non serve, non ha senso e non bisogna mettere questi rumori finti in questo tipo di macchine. A livello di comportamento dinamico abbiamo del rollio. Esattamente come il furgoncino che ci sta rallentando davanti. Però vedi che abbiamo abbastanza rollio, soprattutto dovuto anche alla lui, spalla. Alla spalla. Città nonno. Ha fatto la stessa cosa. Esatto. Abbiamo abbastanza rollio, dicevo, e anche un po' di beccheggio. Questo dovuto alla spalla alta, una spalla da 60 della gomma, però alla fine è molto stabile, è molto sicura e si comporta sempre, secondo me, in maniera adatta a una vettura di questo tipo. Guarda anche qui la percorrenza in curva costante, vedi che lei gira, un po' rolla, sì, non è precisissima di sterzo. Buttami giù tutto l'acceleratore qua. Tendenzialmente sono sterza. Fammi una curva un po' cattiva, che prima c'avevamo davanti il furgoncino. Guarda. Dai. Sì, è super rolla, sicura. Si muove, però alla fine si ferma. Giù tutto l'acceleratore, fammi sentire la cambiata finta. No, arriva. Ma a un certo punto non lo fa. Cioè, poi adesso non lo fa più. Boh, vabbè, ma perché? No. Ma anche no. Esatto. Ti rimetti normale perché è veramente fastidioso sto rumore finto. Giù tutto il freno? Bene. Bene, direi, nonostante la gomma invernale, però in questo caso si è comportata bene. Devi andare però tanto giù a livello di pressione del pedale del freno. Però anche la modulabilità non è, direi, per niente male. Non si sente lo stacco tra frenata rigenerativa e frenata meccanica, neanche nelle condizioni normali. 49.900 la full hybrid, 54.900 la full hybrid accessoriata. 59.900 costa l'unica plug-in, che è solo top di gamma. Più 1.000 euro per il colore, tra l'altro molto bello questo abbinamento di colori. Sì. 60.900 euro, sicuramente... Sono sordi, sono tanti soldi per una macchina che... Però funziona bene, è plug-in. Va bene. Pro, comfort estremo, tanto spazio e quando finisce la batteria consuma da full hybrid e non da plug-in di altri brand. Secondo me sai cos'è la chiave di volta?
le CVT, che farà schifo quanto vuoi quando la vuoi guidare in maniera sportiva. Però non è scooterone in questo caso, non è male. È strano, però comunque non ha un comportamento sportivo, no, come un cambio, doppia frizione, eccetera, 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 ma consente di non consumare tanto, perché tutte le altre vetture che consumano tanto e sono plug-in hanno il cambio che non è hanno il cambio CVT. Per esempio anche Toyota, che ha questo sistema sulla Prius plug-in, comunque consuma poco, sì. Mentre da Kia a Stellantis a Volkswagen, che hanno cambi magari doppia frizione o DSG diversi, consumano tanto. Sono curioso dei nuovi plug-in di Volkswagen, vediamo che cosa succederà. Contro, infotainment un po' vecchio, piccolino, non fa cambiare le impostazioni in movimento, insomma un po' così. Solo il giapponese. Fari non particolarmente potenti seppur Matrix, e poi poco intelligente la gestione della scarica batteria e anche in situazioni particolari del libido. Vi spieghiamo meglio. A parità di situazione, tipicamente in montagna ti è successo, racconta sì, come può gestire la macchina la potenza. Possono succedere tre cose. O acceleri, entra il motore elettrico e dopo un po' entra il termico, che sarebbe un po' quello che dovrebbe fare, perché il termico in questo sistema può o solo fare da generatore o effettivamente collegarsi alle ruote. Oppure va su di giri a manetta il termico, ma non spinge, quindi fa un comportamento veramente, veramente strano. Oppure inizia ad entrare il termico e solo dopo arriva l'elettrico e quindi inizia un pochettino a spingere, perché in effetti il solo termico ha poca coppia. Probabilmente la macchina ha mille parametri, temperatura motore, posizioni varie, sa il cavolo cosa, però di contro voi non sapete mai cosa farà la macchina, quando accelererà, accelererà tanto, accelererà poco, e questo in qualche situazione che è vera e sporadica può essere fastidioso. Sì. Sul resto fate sapere voi cosa ne pensate, magari e soprattutto sul pippone diesel elettrico plug-in, qua sotto nei commenti. Ciao.